Se è vero che il campionato di Serie D è un torneo di livello mediocre, il Cosenza sta facendo di tutto per adeguarsi alla categoria, nonostante nella squadra di Enzo Patania militino calciatori che in passato hanno giocato in serie superiori. Soltanto così si può spiegare l'autolesionismo dei rossoblù, capaci di distruggere in un solo colpo quello che a fatica riescono a costruire. Una serie di errori incredibili, ingenuità, leggerezza e superficialità, che se commessi da giovani inesperti possono risultare comprensibili, difficili da digerire se gli autori sono gli atleti più navigati, dai quali ci si aspetta ben altro. E così anche una gara come quella con il Palazzolo, cominciata con il giusto ritmo e sbloccata da un gol da Cineteca segnato da Manolo Mocero, può trasformarsi nella solita incompiuta, nel terzo pareggio consecutivo con strascichi negativi anche per le prossime settimane. I propri limiti finiscono per ingigantire le capacità di un avversario da non sottovalutare, certo, ma tenuto a bada con il minimo sforzo e riportato in vita grazie al rigore concesso per la spintarella di Cosimo Tedesco e Dani Aldeluccio. Nulla da fare anche per un Franza in grande giornata contro la precisione di Buonarrigo dagli 11 metri. Pareggio per gli ospiti e un brutto colpo per una squadra che, a quanto pare, si incupisce facilmente e non sa reagire in modo costruttivo. Se poi alle naturali difficoltà si aggiunge la sostituzione forzata di Alfredo Romano, fermato da un problema al ginocchio, e il nervosismo di Cosimo Tedesco, incapace di controllarsi dopo aver subito un brutto fallo e beccato dal collaboratore dell'arbitro mentre reagiva, allora ecco materializzarsi un finale grigio anche per la seconda domenica casalinga consecutiva. Rovinata ancor di più dall'infortunio di Manolo Mocero, a rischio stop per la brutta contusione al costato. Il punto difeso dagli assalti del Palazzolo non può gratificare il rossoblù, a secco di vittorie da troppo tempo e ancora una volta autori di una prova contraddittoria. Buonasera e benvenuti al replay, insomma una domenica nera nonostante il pareggio, un pareggio che sta di sconfitta per il Cosenza che perde fra l'altro tre giocatori importanti per la prossima o le prossime gare, staremo a vedere, parliamo della squalifica per Tedesco e poi naturalmente gli infortuni di Romano e Mocero che tengono con lo fiato sospeso il Cosenza, sentiremo poi in che condizioni sono i due giocatori del Cosenza. C'è questa situazione che riguarda il Cosenza, c'è anche Lacri che torna a casa dalla Campania sconfitto, il buon punto, il buon pareggio conquistato dal Sambiase contro la capolista Adrano, l'Interreggio che cade a Licata, insomma una domenica nerissima per le calabresi, a cominciare dalla Serie B dove nessuno ha vinto nel derby fra Crotone e Regina, ma non c'è stata una vittoria neanche in seconda divisione con la Vibo Lamezia che è caduta contro l'Aprilia e invece il derby fra Vibonese e Catanzaro che è finito con un nulla di fatto. Insomma, nessuna calabrese è riuscita ad avere da meglio sul proprio avversario, anche se della stessa regione in questa domenica. Parleremo di vedremo tutte le immagini di questa giornata con Franco Segreto. Buonasera Franco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera al nuovo direttore generale del Cosenza Mario Ragusa, benvenuto ai nostri studi. Buonasera. Bentornato anche ad Antonio Clausi, salve Antonio, che salve, ha seguito Gianluca. Il Cosenza nella postazione accanto alla mia allo Stadio San Vito, e un bentornato davvero di cuore a Tony Lio, il giocatore del Sambiase ma ex capitano del Cosenza, è un piacere averti di nuovo con noi qua. Piacere mio, buonasera a tutti. Fra l'altro parleremo del Sambiase e vedremo anche le immagini di questa sfida che ha lasciato anche con la mano in bocca, perché ci dicevi c'è un gol annullato ingiustamente nel finale della partita giocata a Catania. Sì, no, il gol è stato annullato il primo tempo, diciamo che l'arbitro ha visto una mano in aria, cosa che non ha visto nessuno, ha visto solo l'arbitro, però alla fine ha preso questa decisione e la dobbiamo accettare. Saremo a vedere, poi vediamo se nel servizio è contemplato anche questa occasione. Intanto abbiamo visto le immagini, Franco, di questa partita segnata dagli episodi. Io ho visto tantissimi sorrisi in tribuna numerata, poi parleremo anche del pubblico che latita, sia a fine primo tempo. Sembrava una partita incanalata verso una vittoria e forse la svolta per il Cosenza che, a mio parere, aveva giocato abbastanza bene nel primo tempo, rischiando qualcosina, bravo Franza, in due occasioni. C'era il fuorigioco che iniziava anche l'azione più interessante della squadra avversaria, però il Cosenza si era mosso abbastanza bene, si era portato in avanti, non aveva mostrato il fianco. Poi invece nel secondo tempo l'Arachivi. Diciamo che, lo stiamo dicendo ormai da più tempo, che è una squadra che difetta in personalità e in carattere, nel senso che ieri Patania poi a fine partita ha fatto delle dichiarazioni che ci hanno fatto un po' pensare, c'è una squadra che si sgretola alla prima negatività. Il Cosenza quando va sotto di un gol poi
difficilmente riesce a reagire. Questo chiaramente deve far pensare. Deve far pensare per come è stata strutturata la squadra, per chi la guida e naturalmente per quello che è tutto il complesso. Che voglio significare? Voglio significare che è stato fatto un progetto ad inizio campionato e in questo progetto fatto dal sindaco, dal suo staff e dagli imprenditori che si sono succeduti e che sono attualmente alla guida della società, doveva portare a qualcosa di interessante. Ora, se il campionato diventa anonimo, se non si dà un senso al campionato, è chiaro che tutti i progetti iniziali vanno a carte 48. Io mi auguro che non sia così, però se guardiamo i numeri sono molto importanti, e il Cosenza nelle ultime 4 partite ha incamerato solamente 3 punti. Ha perso con l'Interreggio, poi ha pareggiato da Cireale, ha pareggiato le 2 partite interne, con Interpiana Cittanova prima e ieri contro il Palazzolo. Voglio significare che se il Cosenza avesse fatto l'Ampaio, quantomeno avesse ottenuto una vittoria e un pari, che col Palazzolo può anche starci, aveva 3 punti in più in classifica. È una situazione delicata quella che sta attraversando il Cosenza, un momento delicato, è una situazione di crisi. Ecco, il Cosenza attraversa una crisi che lo riferirei più ai risultati, una crisi di risultati più che di gioco, perché come dicevi tu nel primo tempo, nei primi 30-35 minuti, ieri il Cosenza ha fatto vedere qualcosa di interessante, di diverso rispetto anche alle altre partite. L'approccio alla gara è stato significativo ieri. Il Cosenza avrebbe dovuto chiudere la gara nei primi 45 minuti, non ci è riuscito perché probabilmente il tedesco, poi di questo ne parleremo magari dopo, ha avuto anche 2 palle gol che in maniera svogliata, io direi pigra ed indolente, scusate se mi si passa questo termine, ha tirato in curva nord, poteva sicuramente fare meglio, così come qualche altro ragazzo che probabilmente qualcuno ha messo già sul piedistallo, non è nessuno, ecco io voglio significare questo. I ragazzi che sono arrivati a Cosenza, sì, qualcuno è bravino, eccetera, non facciamoli sentire i Rivera della situazione già arrivati, perché non è così, il posto in squadra bisogna conquistarselo con la corsa, col dinamismo, come ha fatto ieri Potestio per esempio. Nessuno si aspettava qualcosa di importante di Potestio, eppure il ragazzo è andato benissimo. Quindi grande umiltà. Prima della parola al direttore generale La Russa, volevo sentire Antonio Clausi. 7 giorni fa abbiamo ospitato Cosimo Tedesco qui, sulla sedia che occupa oggi Franco. Si era detto molto motivato, ha detto ora vedrete il vero Tedesco, nel senso che voleva essere un po' meno altruista come era stato nelle ultime settimane, magari fornendo qualche assist, e più attaccante, vedrete il vero attaccante, infatti ha cercato di tirare, forse è proprio quello, il fatto di aver sbagliato quelle 2 conclusioni che l'ha innervosito oltremodo, cosa è successo nella testa del ragazzo? Guarda, lui l'aveva anticipato, l'hai detto tu, avrebbe voluto fare gol, avrebbe voluto convincere buttando la palla in rete i tifosi che su di lui sono un po' scettici sin dall'inizio, anche perché va detto, le prestazioni che sinora ha offerto purtroppo non sono state all'altezza del suo pedigree e dalla carriera che sin qui ha avuto. Il Tedesco è stato preso l'ultimo giorno di mercato per completare un reparto dal quale si aspettavano, oltre col di Mocero che stanno arrivando, anche quelli di Tedesco. Se Tedesco avesse fatto 5-6 gol come ne ha fatti Mocero, ma anche 4, a questo punto il Cosenza magari uno ieri, faceva un gol ieri, il Cosenza era 2-0 e lì la partita cambiava totalmente. Vedete, sono dinamiche di gara che un calciatore facilmente, secondo me, può innervosirsi quando non riesce a dare quello che vorrebbe dare prima del fischio d'inizio. Poi mettiamoci anche quel fallo che ha subito lì sulla linea mediana del campo, sotto la tribuna B. Lo vedremo bene perché però, poi passano 10 secondi. Esatto, però in quel caso sull'1-1, in una partita delicata come quella contro il Palazzolo, in un match dove tu stai attaccando e loro ripartono in contropiede, non puoi comportarti come un ragazzino di 17-18 anni alla prima esperienza, non puoi di certo andartela a prendere da prima con uno schiaffetto a un avversario e dopo con una manata. Non si sa cosa perché non era inquadrato le telecamere, voglio chiarire che il buffetto che si vede quasi amichevole non è sicuramente il gesto che poi ha fatto scaturire l'espulsione. Due... è stato qualcos'altro dopo, magari anche accentuato da Visone, perché si fa così, esatto. Conosciamo il calcio eppure. Però come no? Conoscendo Mino, che lunedì scorso era qui, non ha minimamente protestato, quindi ha realizzato subito di averla fatta grossa, se n'è andato nervoso negli spogliatoi, però non sono cose che purtroppo si possono tollerare, non credo che la società faccia passare la cosa sotto traccia, non saprei.
Anche perché poco prima aveva avuto sott'occhi la scena col moscero dolorante e aveva capito, infatti lui stesso ha detto ritardiamo la sostituzione facendo segno alla panchina che c'era qualche possibilità per Moscero, però era chiaro, certo, che Moscero non era al 100% ma neanche al 20%. Ma con la sua espulsione io credo che siano stati complicati anche i piani di Patania, perché nel momento in cui tu perdi Moscero, volevi fare una sostituzione, magari volevi far entrare Caputo, viene espulso. Perdi Romano ad inizio ripresa. Lì la dea bendata davvero, ha girato totalmente alle spalle al Cosenza e guardava da tutt'altra parte. Purtroppo si va di male in peggio senza che il Cosenza possa, come dire, poter pescare un jolly dalla panchina, perché comunque perdere Romano, Tedesco e Mocero, che sono i tre elementi assieme ad Adriano Fiore, che per fortuna ritorna, che devono e dovranno far fare il salto di qualità al Cosenza in vista di una trasferta come quella di Marsala, dopo quattro partite in cui il Cosenza non riesce a vincere, è dura, è davvero dura. Antonio Clausi ha tirato in ballo la società, ha detto non passerà inosservato questo comportamento. Allora Mario Ragusa, che è direttore generale, ha l'autorità per dirci cosa pensa la società, cosa è successo dopo la partita, come è stato trattato il giocatore. Innanzitutto io vorrei esprimere la mia amarezza per gli infortuni di Romano e di Moscero, due elementi importantissimi in questa squadra, ai quali faccio i migliori auguri che possano riprendersi quanto prima, perché abbiamo visto quanto è importante la presenza di Moscero in campo. Ieri praticamente ha inventato da solo un gol come in altre occasioni. Quindi la presenza di Moscero e anche quella di Romano è fondamentale. Quindi faccio a loro gli auguri migliori di una pronta ed immediata ripresa. In riferimento al campionato del Cosenza Calcio, io ieri ho appena sentito dal dottor Clausi, dottor Segreto, due cose molto importanti. Tra l'altro sono due giornalisti di lungo corso, specialmente Franco. Franco parlava di una crisi di risultati e non di gioco. In effetti, se noi andiamo a vedere, ieri il primo tempo bello, l'abbiamo detto tutti, in tribuna ci siamo tutti compiaciuti, sorrisi, strette di mano, abbracci. Il secondo tempo, un'altra storia, determinata sicuramente dagli infortuni di Romano e di Moscero e anche da quel gesto scellerato, dobbiamo dirlo così, del nostro centravanti. Però, mentre invece Clausi parlava giustamente di dea bendata che si è voltata dall'altra parte e quindi non ha consentito a Cosenza di portare a buon fine la partita. Queste fanno capire, detto da due giornalisti che devono essere l'anima critica di una squadra, un po' di tutto, la situazione mi fa ben sperare per il futuro, perché se andiamo a vedere questo campionato, poi abbiamo qui un capitano di lungo corso, non navale, ma di squadre, è un campionato molto livellato, forse livellato verso il basso, non c'è la grande squadra che si poteva aspettare, sia essa Cosenza o sia essa Messina, che avrebbe ammazzato il campionato. Le squadre sono tutte lì. Io vedevo oggi sul giornale, le vittorie esterne sono quasi pari alle vittorie interne. Quindi generalmente nei campionati dilettantistici è sempre il contrario, perché viene fuori il fattore campo, mentre invece in questo campionato stranamente ci sono poca differenza tra le partite, tra le vittorie interne e le vittorie esterne. Quindi un campionato livellato dove la fanno da padrone gli errori, gli episodi della partita. Noi che abbiamo visto la partita Cireale abbiamo perduto, sono episodio. La squadra Cireale, nonostante giocasse in casa, capitano, non ha fatto un tiro in porta. C'è stato quell'errore sfortunato. Sì, poi il pareggio, c'è stato il pareggio di Romano, sì, però però dico assolutamente sì. Però con un episodio, quello sbaglione di un nostro ragazzo, ieri pure, se un altro episodio, magari non svarione, un'altra disattenzione, distrazione e quant'altro. Quindi cosa voglio dire? Che le partite sono determinate da alcuni episodi, altre volte ci possono essere favorevoli, altre volte meno favorevoli. Ma questi episodi si verificheranno ogni domenica, appunto, perché certo, con l'inserimento degli under c'è sempre qualche giovane inesperto che può fare un rigore, certo, un fallo, e quindi ogni domenica succederà. Ma infatti
Capitano, io mi riferivo al Cosenza, però parlavo di episodi nel contesto di tutto il campionato. Anche voi ho sentito, avete avuto un gol annullato, una rete annullata, quindi un altro episodio. Vi dava quella rete, ieri avreste vinto in casa della prima classifica. Quindi un altro episodio per spiegare questo campionato. E sicuramente qualcosa, certo, non è andata bene ieri e la mia amarezza è sia per il gruppo, sia chiaramente per la società che sta facendo tanti sacrifici. Io ho visto ieri veramente l'amarezza nel nostro presidente e degli altri dirigenti che erano in tribuna. Il pubblico ieri effettivamente qualche amarezza in più l'ha motivata giustamente, perché mentre altre volte ha visto che questo Cosenza ha cercato di dare il massimo, poi il risultato è venuto meno, ieri è stata proprio una cosa veramente quasi imperdonabile, direi. Andiamo avanti. Il coro ieri fuori gli attributi e poi siamo sempre con voi, che sia chiaro. Certo, per questo dice, detto, assolutamente. Tirate fuori gli attributi, però. Io ieri facevo una riflessione all'amico accanto. Noi abbiamo avuto due partite interne e il settore ospiti non c'era nessuno. Due partite, addirittura una era una calabrese, mentre la squadra di ieri siciliana si può pensare, mentre invece dove andiamo noi portiamo sempre pubblico. Ad Acireale, siamo stati a Caltanissetta, quindi effettivamente un plauso a questi ragazzi che è il valore aggiunto di questo Cosenza, perché un pubblico così importante, e il capitano l'ha visto a San Biase pure, quella sera quanto pubblico c'è stato, un pubblico importante che in queste categorie non si trova e che fa la differenza. E questo pubblico purtroppo in un altro stadio, non quello San Vito, con quella meravigliosa pista di atletica, con un campo chino diverso, sicuramente avrebbe un peso specifico maggiore e più importante. Abbiamo questo bellissimo stadio che dobbiamo riempirlo, insomma, l'unica questa, esatto, questa platea è destinata, speriamo, iniziativa, perché bisogna pure far venire ragazzi delle scuole, altrimenti non quello che ci vogliono i risultati. Esatto, dei ragazzi delle scuole sono stati fatti anche negli anni precedenti, il golf, cioè, se non porti i risultati a casa, che non la ci viene anche elementare. Sono d'accordo con il dottore Segreto, ma purtroppo a carte 48. La domanda su, prima di passare la parola a Tony Lio, la domanda sul giocatore, su Tedesco, ieri si è dimostrato pentito, ha chiesto scusa alla società. Sì, chiaramente, assolutamente sì, pure a tutta la squadra, perché ha capito giustamente quello che ha combinato. In quel momento è stato molto istintivo, un ragazzo che in questo momento vorrebbe dare, vorrebbe fare di più, magari si rende conto lui stesso che le aspettative del pubblico di Cosenza erano maggiori, quindi venendo meno qualcosa scatta in un ragazzo, anche se non è più ragazzo, c'ha una certa esperienza, sicuramente. Proprio per questo dico, magari vorrebbe dare di più, perché essendo lui uno dei pilastri insieme agli altri over, è chiaro che in quel momento è venuto fuori la rabbia per qualcosa interno. Ritornando a Potestio, che anch'io annovero, io l'ho apprezzato, assolutamente, l'ho apprezzato, perché ha giocato assolutamente anche un ruolo non suo. Magari poteva tradire l'emozione, veniva da 4 mesi di infortuni e poi il ragazzo, è risultato uno dei migliori in campo. Questo, il discorso del ruolo, insomma, non ho competenze, non lo so, però anch'io mi associo ai complimenti per Potestio e anche per Biondo, perché ho visto questi che sono entrati da alcuni mesi, ho visto Potestio proprio la fame, la voglia, la determinatezza, l'attaccamento alla maglia, ha fatto veramente una partita molto particolare. Vero. Cioè, quei giocatori che devono vedersi l'interregionale, perché poi l'interregionale, sì, è vero che ci deve essere qualcuno che sia un po' la stella, però è fatta chiaramente da corsa, da agonismo, attaccamento alla maglia, voglia di emergere, voglia di mostrare qualcosa. E ieri, non so se gli amici qui hanno visto la partita con me, concordano, questi due ragazzi, l'uno per tutta la partita, l'altro per quel periodo che è entrato, il portiere, assolutamente, perché quando poi viene un allenatore come Anastasia senza la stampa ci viene a dire, dice che il migliore in campo per me è stato Franza, ha ragione. No, tra l'altro ha dimostrato sicurezza, ha dimostrato Franza, niente da dire, un grande portiere. È un peccato, tra l'altro, che abbiamo pure Ramunno, che è forse il miglior portiere della categoria, ma di tutta Italia, non solo del nostro girone. Per questa regola degli under è costretto purtroppo
Però è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo molto molto serio che si prepara con la determinazione, ogni allenamento è sempre in prima fila e tra l'altro ho colto proprio una sua frase che lui diceva che un ragazzo del 93, un portiere giovane, così giovane, lui non lo ricorda mai così bravo. Eppure stiamo parlando di Ramun, che ha tanta esperienza. Ieri finalmente quindi è stato messo alla prova, Franza, perché sì, finora è arrivato un tiro in porta, cos'è il massimo. Certo. Adesso invece ieri almeno ha fatto 5 parate. Bravi, complimenti al Palazzolo che con Panatteri e Buonarrigo... Vabbè, ma erano anche con un uomo in più. Sì, eh, sì, infatti per questo dico, però sono riusciti almeno a tirare in porta. Però il primo tempo non era con un uomo in più, ha fatto quell'uscita sì, senza neanche procurare rigore. Su Arena, mi pare. Esattamente, sì. E tra l'altro un'uscita che ha ricordato lo svarione di Cosenza Interreggio, anche se là era più centrale come versione, sì, però più o meno poi la palla non era ieri era raso terra, mentre quel giorno non era raso terra, quindi era più difficile per il portiere, sì, calcolare la traiettoria. E poi c'è stata quella parata su quel tiro di, sì, a distanza di Mondello, Giano, veramente distanza. Molto bene, tra l'altro Roberto tiro difficile, no? Il secondo tiro a Mondello l'ha fatto nel primo tempo, a fine primo tempo. Nel secondo tempo a incrociare Panatteri, si è molto defilata. Allora Tony, con te possiamo parlare della partita, in particolare del Cosenza. Hai visto gli highlights e anche dell'atteggiamento di alcuni giocatori che magari perdono le staffe. C'è la carica positiva, quella che ti spinge a fare bene, e quella invece che poi è controproducente perché ti spinge a fare a volte la troppa tensione, la troppa carica di poter dimostrare ti porta a sbagliare, a fare cose che poi ti compromette una partita e un risultato, perché diciamo mi ha compromesso questa partita, ma ha compromesso pure la prossima, perché adesso il Cosenza si trova senza Tedesco, senza Moscere, senza Romano, tre che secondo me sono l'asse portante di questa squadra, perché sono loro quelli che creano maggiore difficoltà alle squadre avversarie. Ecco, evidentemente forse Tedesco sta accusando un po' il fatto che non riesce a segnare, che vuole dimostrare, vuole fare vedere che è un giocatore da Cosenza e non riesce, non produce quello che sa fare o quello che ha fatto finora. Ecco. Tu conosci Biondo perché hai giocato con lui alla Lamezia, sì, e Potestio, no? E anche Potestio probabilmente è arrivato dopo, sì, se non sbaglio. Però sì, Potestio potrebbe ricordare il caso De Rose, che prima dell'arrivo di Rigoli giocava sulla destra da esterno, poi è stato giocato, spostato dal centrocampo. La fortuna di Ciccio De Rose quell'anno. Tra l'altro ho seguito sabato sera nell'incontro fra Crotone e Regina, ha giocato quasi tutta la partita, poi è stato sostituito. Ha procurato l'espulsione di Gabionetta. Gabionetta gli ha tirato un ceffone, spero più debole di quello che ha tirato, perché è stata veramente una carezza. Ma De Rose si vedeva che era un giocatore che aveva fame, aveva voglia, come dice adesso il direttore. In queste categorie c'è bisogno di gente che ha voglia, ha fame di arrivare, di dimostrare, perché a volte non basta il nome che ha giocato in B o in C per fare la differenza in queste categorie. Secondo me questo qua è un Cosenza che può fare meglio in Lega Pro che forse in Interregionale, perché ha giocatori che hanno fatto altre categorie, si potrebbe trovare meglio questa squadra in Lega Pro che in Interregionale. A proposito, scherzavamo prima di andare in onda, è l'unica squadra che al mercato di dicembre dovrebbe peggiorare per fare meglio, nel senso che magari acquistando qualche elemento... Magari dall'eccellenza, no? Oppure dalla Serie D. Che si danno, nel senso che corrono, si impegnano. Vedi Eseola, quello dell'Interreggio. Eseola ieri che ha fatto una doppietta. Lo vedremo il gol di Eseola, questo buitre quasi. Gente ieri, che poi non diventa bianca, no? Quando subisce un gol. Io dicevo ieri ad Enzo Patania, ricordo il grande Bruno Giorgi che diceva ai tempi, l'88, diceva: ragazzi, subiamo un gol, non è successo nulla, si riparte dallo 0-0. Se voi riuscite a far vostra questa mentalità, diventerete grandi. E secondo me San Biase è una squadra che la maggior parte di quei giocatori sono arrivati in Serie A. Si perde un po', per quando subisce un gol San Biase, io ho visto almeno col Palazzolo, avete giocato molto bene, poi avete subito il primo e come le ciliegie sono andati via. Sì, no, ultimamente anche con la Battipagliese. Ecco, esatto. La Battipagliese. Ma noi più altro come li prendete i gol. Esatto. Il fatto è che si gioca bene, però perdiamo delle partite per errori individuali, come dicevo prima, il ragazzino, il portiere che gli scappa un infortunio, che può capitare a tutti, gli scappa la palla delle mani, arriva a torto e fa gol, o il ragazzino che una palla che può temporeggiare entra in un modo kamikaze e procura il rigore. Ecco, noi abbiamo perso delle partite per errori individuali
E poi è normale che quando fai questi regali a squadre come Battipagliese, Palazzolo, perché io voglio ricordare che Palazzolo è una signora squadra in questa categoria, perché c'è Bonarrigo, Panetteri, Contino. Dietro Alderuccio, che non è male. Alderuccio, Berti, cioè voglio dire, alla fine è una buona squadra. Ci fermiamo un attimo. Ferla in porta, questo qua mi ricordo ex Siracusa. Esattamente, è un Siracusa che ha cambiato due. Nome praticamente. C'è il pistacchio, no? Lì c'è il pistacchio. Sì. Ci fermiamo un attimo. Palazzola Cre. Seconda parte di replay tra pochissimo, vedremo ancora tante immagini e anche una curiosità, il gol di Mocero paragonato al gol di un grande giocatore di Serie A. A fra poco. Seconda parte di replay, rivediamo insieme le immagini della partita, in particolare alcuni highlights interessanti con i gol sicuramente, poi anche l'espulsione, il calcio di rigore e altre occasioni che il Cosenza non ha sfruttato a dovere. Questo è il Palazzolo, questo è il Cosenza, minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Liguria, alluvione che poi si è esteso in tutta Italia provocando anche una vittima a Napoli e due a Matera. E questo è il Palazzolo che inizia abbastanza bene, ma è Cosenza che si propone in avanti, Romano per Rapisarda, il cross verso il centro, la deviazione in calcio d'angolo, da un calcio d'angolo nasce una occasionissima con il pallone che viene salvato sulla linea, quindi Cosenza vicino al gol, Mocero per Tedesco che fa rimbalzare il pallone e tira senza pensarci, e tira molto alto. Capiterà un'altra occasione a Tedesco, questa, e ancora una volta Tedesco non inquadra lo specchio. Patania è soddisfatto per quanto fa vedere il Cosenza, che rischia soltanto su questo calcio di punizione che Franz manda alto sulla traversa, poi questo cross per Tedesco di Mocero che viene stoppato da un difensore, qua c'è il gol con la Mocero che fa tutto bene, salta l'avversario e poi va a segnare questo gol davvero bello nonostante l'intervento di Ferla. Gran gol di Mocero, è il sesto in questo campionato, al ritorno dopo la squalifica, un vero peccato che l'attaccante si sia fatto male. E questo è Romano che dopo il gol del vantaggio si scatena con questo tiro cross, ma resterà l'unica azione degna di nota perché si farà male dopo qualche minuto. Fuori gioco, che è molto evidente, viene comunque, non viene sanzionato, e allora c'è un'occasione per il Palazzolo che poi avrà un'altra conclusione favorita da un rinvio corto della difesa del Cosenza. Arriva il giocatore del Palazzolo che cerca di tirare Mondello e viene parata da Franza questa conclusione, e qua è il momento dell'infortunio di Romano, prima il contrasto con l'avversario, poi mette male il ginocchio che si gira, e siamo già nel secondo tempo, al terzo minuto, quando viene sostituito. Questo è il calcio di punizione che dà il là al calcio di rigore con la spintarella su Alderuccio da parte di Tedesco, che viene anche ammonito, protesta con l'arbitro, non crede ai suoi occhi, ma il calcio di rigore, Bonarrigo non si fa scappare questa occasione per siglare la rete del pareggio. L'esultanza del Palazzolo, poi altra sostituzione per il Cosenza, entra Momo Alassani, Cosenza crea, e su questa azione c'è un fallo al centro dell'area, non si tratta del portiere probabilmente, ma di un difensore del Palazzolo, le inquadrature non chiarisce la situazione, e qua c'è il fallaccio su Tedesco. Poi verrà mimato anche da Veronese un calcio a martello, Tedesco, ecco, che promette qualcosa a Visone e poi mantiene la promessa sotto gli occhi dell'arbitro, il collaboratore lo vede, richiama l'attenzione dell'arbitro e su pressione anche dei giocatori del Palazzolo che indicano il colpevole, Tedesco viene mandato negli spogliatoi. Espulso, queste sono le voci anche della tribuna del San Vito, Panatteri che manda fuori di poco, e Bonarrigo invece che dimostra di non saperci fare, per fortuna, del Cosenza con la testa. Cosenza con Antonio Caputo che cerca la conclusione, trova il capo di un avversario, poi altra occasione per Panatteri, posizione defilata, il gran tiro di sinistro a incrociare, bravo a mantenere la posizione Franza e a respingere, e poi si chiude con il calcio di punizione di Provenzano. Siamo agli sgoccioli, 5 minuti di recupero, ma se ne sono giocati forse 2 come al solito. Con tutto Anastasi, bravissimo allenatore, dice la mia squadra gioca a calcio, però io non so, abbiamo visto la partita
a Lamezia del Cosenza in trasferta che vinceva, abbiamo visto gli highlights di Acireale, non abbiamo visto giocatori del Cosenza dimenarsi perdere tempo, bisogna fare anche questo, devono andare a scuola anche di simulazione, devono essere più scappati, più da marciapiede, sì sì, basta, perché bisogna calarsi anche in senso negativo, no, ma io scherzo, preferisco una squadra ma che sia leale. Lei scherza, direttore, ma è così, assolutamente, può dire, la nostra squadra è una squadra molto per bene, nel senso bello della parola, che però a questa categoria, in questi campi, sicuramente non si addice il perbenismo, perché purtroppo abbiamo visto ieri 5 minuti di recupero. Non sono stati neanche giocati tutti e 5, però se andiamo a vedere tutte le interruzioni, calcolando le interruzioni, sostituzioni, ammonizioni, espulsioni, sicuramente 5 sono insufficienti. Vogliamo parlare anche della settimana scorsa con l'Interpiana, dell'espulsione di Conversi, che poi dopo aver ricevuto il cartellino si è buttato a terra e ha simulato i crampi. Tra l'altro, e l'arbitro che ha dato 5 minuti esatti di recupero? Ma io ieri ho visto una cosa, parlo da ex arbitro, ma nel senso buono, io infatti mi rivolgo a lei per questo. Lo so, perché l'arbitro ci rimane sempre dopo tanti anni. Una cosa che non mi ha soddisfatto particolarmente è l'infortunio del calciatore. Ho visto che faceva entrare il massaggiatore, stava 1, 2, 3 minuti a terra e poi lo faceva portare fuori. Fallo portare fuori subito. No? Che senso ha che tu lo fai curare in campo e poi lo fai portare fuori? Delle due l'una, o lo fai curare in campo e riprende, oppure fallo curare fuori, fallo curare. Così è una doppia perdita di tempo. Assolutamente sì. Quindi effettivamente... Poi il fatto che arbitrano in Serie D e non hanno capito loro come funziona il meccanismo e quindi rendono lo spettacolo veramente indecoroso. Ecco perché poi c'è una minima parte di spettatori che viene in Serie D anche per questo motivo, forse perché comunque non c'è una grossa qualità. È la categoria, su, c'è niente da fare. È la categoria, è questa, non c'è niente da fare. Sui fuorigioco diventa difficile veramente. Non ne azzeccano una, è qualcosa di incredibile sui fuorigioco. Nel bene e nel male. Vabbè, comunque, sono sentiamo Patania anche loro. Sentiamo Enzo Patania a fine gara. Siamo partiti benissimo, 25-30 minuti, la squadra è partita col piglio giusto. Ho visto pure una squadra più aggressiva rispetto alle altre partite. Abbiamo tirato in porta spesse volte, anche con tiri alti, con poca coordinazione, soprattutto al tiro. Abbiamo fatto un gol bellissimo con uno spunto individuale di Manolo. Poi non si può accettare, perché al minimo errore abbiamo regalato questo cambio gioco che era Pisarda, il ragazzo si è fatto trovare disattento, chiaramente con l'avversario di spalla, hanno rimesso la palla e poi abbiamo fatto l'ennesima sciocchezza che purtroppo ci sta penalizzando settimana per settimana. Perché noi abbiamo preso 8-9 gol. Sono tutti 9 gol con errori individuali, quindi poi abbiamo tenuto palla ma siamo stati evanescenti e abbiamo rischiato alla fine di perdere la gara, perché insomma non si può regalare un uomo a una squadra come il Palazzolo, che ripeto c'è un buon possesso palla e sono abbastanza organizzati e quindi niente, poi abbiamo rischiato pure alla fine insomma. Quella grinta che ha chiesto in settimana, che sta chiedendo settimana, c'è stata nella prima parte della gara? Paradossalmente ti dico, in settimana non ho niente da imputare. Questa è una squadra che, se la vedete allenare, dà tutto e ti dà segnali importanti, positivi. Sarà un fattore di personalità, sarà un fattore di carisma, di carattere, che la categoria ormai l'abbiamo capito da parecchio tempo, insomma. Però stiamo continuando a fare errori. Nella riunione con lo staff cosa si è detto? No, quello che abbiamo discusso con te e con gli altri giornalisti, perché non c'è niente da nascondere, insomma stiamo regalando punti e non appena al primo errore la squadra si sgretola, nel senso che non ha quella forza reattiva, quella reazione, consegniamo palla e campo e vedo chiaramente una squadra titubante, una squadra che deve imporsi, che deve fare un campionato importante, deve avere un'altra caratteristica. Abbiamo perso Romano nel momento migliore, quando si era accesa la luce anche per Alfredo. Sì. Come sta Mocero? No, speriamo, non c'è un problema, perché ha un dolorino ai collaterale ginocchio. Mocero c'è un problema alla costola e niente, non è, perché ha dolore, ha problemi a respirare. Ora speriamo, domani valuteremo pure questo, insomma. Alla Samì è piaciuto? Ultima domanda. Alla Samì è un giocatore che... noi col Cosenza non abbiamo giocatori che hanno cambio passo e accelerazione.
l'ho visto allenare da 15 giorni, ha fatto un lavoro differenziato, è chiaro che non è questo, il giocatore deve dare di più. L'ho messo per darmi chiaramente velocità, accelerazione su fascia, ma il giocatore non è che ancora sta a posto, insomma. Allora Franco, le ultime su Mocero e Romano. Mocero ieri sera è stato poi accompagnato in ospedale dal dottor Alessio Cristiani, è stato sottoposto a delle radiografie 4-5 che hanno messo in evidenza una microfrattura dell'ottava costa, mi pare, dell'emitorace di sinistra, quindi ne avrà almeno per una decina di giorni, che deve restare fermo 10 giorni, poi il tempo di riprendere, secondo me salterà due partite. Per quanto riguarda invece Romano, domani martedì sarà sottoposto a risonanza magnetica, però è stato visitato sempre in ospedale, in ortopedia, e la diagnosi parla di una distorsione al collaterale del ginocchio destro, anche lui, speriamo che salti solo Marsala, però ho i miei dubbi, il tempo di riprendere, eccetera. Per quanto riguarda la costola, parlo anche per esperienza personale, è un infortunio abbastanza fastidioso, perché non guarisce solo con il riposo, poi ci sono delle ricadute alla prima botta. Mi ricordo però Gian De Biaggi, che giocava con una sorta di fasciatura. A Parma o a Cosenza? No, a Cosenza. Mi ricordo in una gara in particolare a Vicenza, che poi ha segnato e ha alzato la maglietta, aveva una fasciatura a protezione delle costole. Chissà che si possa tentare anche questa, perché è una zona abbastanza delicata, perché diceva appunto che non riusciva a respirare bene, perché ogni volta che si estende la cassa toracica avverti il dolore. Certo, fastidioso. Io ho sentito, volevo chiedere al direttore, quel passaggio di Patania che è stato significativo, quando parla della squadra, come dicevo nel mio primo intervento, che si sgretola alla prima negatività, dice non è da grande squadra, non è da squadra che può ottenere qualcosa di importante, se in effetti al primo episodio negativo ci si scioglie come neve al sole. Voglio dire, non si va da nessuna parte, parliamoci chiaro, è stata strutturata male questa squadra, è stato scelto l'uomo e non il calciatore, magari caratterialmente questa squadra ha qualcosa, voglio dire, che non va. Sì. O no, direttore? Innanzitutto complimenti per la terminologia medica, oltre che un grande giornalista sportivo, Alberto, ha fatto una diagnosi in termini medici perfetta. Vabbè, è stato detto dal dottore, anche, io l'ho riportato anche, quello che mi ha detto il medico. Anche diagnosi e prognosi, complimenti. E detto ciò, io ascoltavo per la prima volta oggi le dichiarazioni ora del nostro mister, e stamattina anch'io riflettevo a questa squadra e ho tratto una simile idea del mister, anche un po' diversa, mi sembra come quello studente all'università che studia tanto, a casa ripete, magari si interroga fra studenti, è bravissimo, sa tutto il programma, poi va a fare l'esame davanti al professore, o che magari per emozione o per ansia, o che il professore pone la domanda in un certo qual modo, quindi non riesce ad esprimere e a dare tutto quello che sa. Come diceva il nostro mister, questi in allenamento fanno delle cose veramente grandi. Voi siete testimoni oculari, perché le vedete, in allenamento fanno delle cose veramente egregie, anche lo stesso Tedesco in allenamento segna tanto, poi al momento opportuno della domenica, cioè quando vanno a fare l'esame, dopo aver fatto lo studio di preparazione, all'esame c'è qualcosa che sicuramente non va bene. È chiaro che ancora molto probabilmente qualcosa forse a livello psicologico in qualche ragazzo deve migliorare, probabilmente deve ancora maturare qualcosa, però io sono fiducioso, anche perché io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, da sempre. Se vogliamo, ieri, pur con un solo punto, abbiamo preso un punto a tutte le nostre squadre che stavano davanti. L'abbiamo preso al Messina, che ha perso in casa 3-1 e perdeva 0-3. Abbiamo preso un punto all'Agri, abbiamo preso un punto all'Interreggio. Siamo andati pari con l'Adrano. Non è una giustificazione nel modo più assoluto. Assolutamente, non voglio dire tutto bene madama la Marchesa, sicuramente questo è no. Però in quel discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, vediamolo anche mezzo pieno, perché ieri sicuramente, come abbiamo visto, se quelli ci fanno il gol agli ultimi minuti, vincono. Quel colpo di testa, potevano vincere e quindi sarebbe stato ancora peggio. Un dramma. Assolutamente, sarebbe un dramma. Quindi tutto sommato ieri abbiamo recuperato un punto sulle battistrade, su quelle squadre che ci stavano davanti. Vediamo con questo spirito positivo, chiaramente quello spirito positivo per migliorarci e per fare meglio. E sono certo, come diceva prima il direttore, non so il direttore segreto se ha microfoni spenti o accesi, squadra che vince in trasferta
nella logica del calcio. Una sposata d'aggio del calcio. Esatto, nella, che il Marsala ha vinto 3 anni. Chissà, dico, con i giovani, con i vari esatto. Alassani, Caputo, esatto, che vogliono dimostrare, che hanno voglia. Che hanno grande perché, voglia di perché dimostrare pure magari. Il nostro Alassani che è rientrato ieri, lo stesso Potenzio, hanno fame questi, perché hanno saltato 10 partite. E questa era gente che è venuta qui sicuramente per giocare, è venuta. Di sicuro l'allenatore del Marsala non saprà cosa aspettarsi, perché esatto. Sarà una squadra totalmente e magari, nuova. Certo. Allora, prima di passare, dobbiamo parlare necessariamente anche di Andrano Sambiase, vedremo come le immagini fra poco. Chiedo a Enzo Lenetti di tagliare per il momento l'intervista ad Anastasi, perché non abbiamo molto tempo. Vediamo un omaggio che facciamo a Manolo Mocero, mettiamo in comparazione. No, sono, per me sono similissimi questi gol. Certo che non c'è Ibrahimovic nel Cosenza, però Robinho e Mocero hanno fatto un gol quasi identico. Guardate anche voi, io ieri ho visto gli highlights. Domani finirai su qualche giornale. Sicuramente, vediamo queste immagini. Questo è Robinho che arriva col pallone, davanti a lui non c'è il difensore del Palazzolo, però lo salta e poi punta il portiere nella stessa posizione, il portiere si è disteso un po' di meno, e questo invece è Mocero che parte da un'altra posizione, però poi alla fine segna allo stesso modo. Non so, io l'ho vista quasi direi assolutamente l'amico Raus, assolutamente è più difficile il gol fatto da Mocero, da Mocero sì, era più davanti e anche era più decentrato rispetto a Robinho, quindi tecnicamente il gesto di Mocero, l'azione di Mocero è superiore sul sinistro e poi assolutamente è superiore a quella sentiamo Tony Lio che è giusto quello che dice il direttore, anche perché lui aveva un difensore davanti e il portiere, quindi è stato bravo a farla passare in mezzo sì, a tutte e due, quindi è più difficile questo qua di Mocero che quello di Mocero, quindi Mocero meglio di Robinho per l'equazione Mocero meglio di Robinho. Peccato anche che non ci sia, questa è una perdita importante. No, non me ne parli direttore. Allora, andiamo a vedere il servizio del pareggio del Sambiase sul campo del Ladrano, è un servizio chiuso dal vediamo questa capolista che dice. Niente fuga, almeno per il momento. Ladrano sbatte sul Sambiase e deve accontentarsi di un punto, che però consolida la vetta, dato che tra le dirette inseguitrici non ha vinto nessuno. Se il Sambiase è uscito indenne dal dell'Etna, deve il merito al suo portiere Andreoli, assoluto protagonista di una serie di interventi salva risultato. Senza Pasca inizialmente in panchina, Strano si affida alla coppia d'attacco Costa Torcivia. Di Mauro in mezzo al campo sostituisce lo squalificato Arena, mentre nei calabresi Erra affida il peso dell'attacco al duo Ocolia Mandarano. Parte bene Ladrano e già al quarto va vicino al gol a Priscatole. Orefice serve dentro Torcivia che calcia di prima intenzione, ma Andreoli devia in corner iniziando così la sua super domenica. Al nono ci prova Di Mauro su punizione dal limite con la sfera che fischia un centimetro dal palo. Il Sambiase si sveglia al quarto d'ora, cross di Mandarano, Ocolia stacca di testa, lingua glossa dice no. Minuto 20, angolo di Fiorentino carico di effetto, lingua glossa ci mette i pugni. Alla mezz'ora arcidiacono sguinzagliato da Di Mauro lascia partire un diagonale che si spegne al lato di un nulla. Prima del tè ancora Andreoli sugli scudi. Caputa si beve curcio e lascia partire un missile terra-area disinnescato dal portiere calabrese. Ripresa con Ladrano a cingere d'assedio la metà campo ospite. Andreoli, sempre lui, chiude in uscita su arcidiacono. Al decimo lo stesso esterno Adranita spara alto. Strano a questo punto rompe gli indugi e getta nella mischia Pasca per l'evanescente Torcivia. Il bomber di Maglia ci prova subito ma sbuccia il destro su invito di Costa. Ospiti anche in 10 per il rosso a Morelli per doppia ammonizione. Ladrano assalta l'area alla metina all'arma bianca, ma il Sambiase resiste, anzi al 90° contropiede micidiale di Mandarano che entra in area di rigore Adranita, ma il suo cross per la corrente marchio viene messo in corner da Scalia per la disperazione della panchina alla metina. Il Sambiase porta a casa un punto d'oro e muove la graduatoria dopo 4 stop di fila. Ladrano invece, sempre primo, deve rinviare i propositi di fuga. Mi sembrava strano, il gol annullato non c'è, Tony, questo gol che ci hai raccontato tu, per fortuna. Questo servizio non c'è. Raccontacelo tu allora. No, è stato un traversone dalla nostra destra. In chiusura del primo tempo. Sì, in chiusura di primo tempo è stato. Mercuri si è infilato in mezzo a due, ha portato la palla, diciamo, petto spalla, diciamo, e ha fatto gol, invece l'arbitro ha considerato che ha preso palla con le mani. Però nonostante tutto abbiamo fatto una buona partita, perché non era facile dopo 4 sconfitte consecutive. Andare poi in casa della prima in classifica, è normale che tutti ci davano per spacciati. C'era un po' di preoccupazione. C'era un po' di preoccupazione, è normale. Però devo dire che io che sono rimasto fuori per un infortunio, ho visto la squadra concentrata, motivata,
Se siamo riusciti a portare questo punto anche a casa è grazie ad Andreoli, perché ha fatto 3 parate, secondo me è fondamentale, che ha salvato il risultato, mentre ha 3 partite, diciamo, è la solita cosa degli under, ci ha un po' penalizzati, però se ieri abbiamo fatto questo punto importante, ma soprattutto non tanto per la classifica, perché un punto fuori casa, voglio dire, non è per il morale, perché dopo 4 sconfitte consecutive, diciamo, un po' la squadra ne risentiva, perché con tanti giovani in campo, se non vengono i risultati si possono abbattere, quindi non è facile dopo queste sconfitte, secondo me anche immeritate, perché alla fine abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti, però gli episodi ci sono stati a sfavore, ecco. Abbiamo visto Morelli espulso per doppia ammonizione, un'altra assenza, tu stai per recuperare oppure? Io penso che sabato, perché giochiamo di sabato, perché domenica c'è la Vigor Lamezia in casa e noi anticipiamo a sabato. Contro? L'Interpiana, Cittanova. Però Massimo è una pedina fondamentale per noi dietro, perché insieme a Porpora, secondo me, formano una delle coppie più forti di questo girone. Perché si amalgamano bene, poi sono due giocatori che hanno giocato in categoria superiore, sono esperti, danno tranquillità al reparto ed è una perdita importante per noi. Interpiana di Piedi, che ieri è andata male, ha perso in casa. Hanno perso 2-0 con Noto, no? Esattamente. Ma ho saputo che in settimana l'Interpiana non si è allenato, si come sono allenati pochi. Accade, non hanno avuto campo. problemi, non so, di campo, che sì, cose, sì, quindi so. Forse... Poi si allenano spesso e volentieri su un terreno in cemento armato. Ci dicevi del campo dell'Adrano, com'è? Sintetico anche quello? Sì, ma tutto anche tranne che sintetico, è cemento armato. L'erba non è più, non c'è più un filo d'erba, diciamo, quella finta. Il gommino è duro, è duro, è un campo pericoloso anche perché qualche uno a fine partita aveva problemi alle caviglie, alle ginocchia, alla schiena, e quindi è un campo brutto da giocarci su. Che impressione ti ha fatto questa squadra? Ma hai già anticipato che sicuramente se sono primi in classifica qualcosa di buono ce l'hanno, però a me non mi ha dato quell'impressione di una squadra che scende in campo e dimostra di essere la prima in classifica, assolutamente no, perché abbiamo visto che anche alla fine noi abbiamo avuto un'occasione che se passa quella palla di Mandarano per Perri al centro avevamo quasi vinto la partita alla fine. Devo dire che questo campionato sta aspettando le grandi, perché non penso che Adrano o Acri, anche se l'Acri secondo me c'ha giocatori di categoria, gente che ha vinto campionati come Visciglia, Perrelli, Sergi, Galantucci, Defo, cioè, voglio dire giocatori importanti, però questo è un campionato che sta aspettando le grandi, tipo il Cosenza, il Messina e anche la Battipaglia SSS, perché ieri sulla carta sono le squadre più attrezzate, diciamo, per fare questo salto di qualità. Battipagliese, si diceva della Battipagliese, Franco, pareggio con la Cireale, poi succede il pandemonio fuori, ci sono delle dichiarazioni, noi abbiamo le immagini della Battipagliese, ma solo della partita, ho controllato, non c'è nulla che riguarda gli scontri. Che succederà? Questo ce lo può dire un ex arbitro. Ci sono due dichiarazioni praticamente se uno vuole 3 punti a tavolino e l'altro vuole 3 punti a tavolino. Tutti e due le vogliono. Tutti e due vogliono 3 punti a tavolino. Stavano anche uno in campo. Ci vuole un giudice sportivo serio. Sì, perché tutto quello che è successo fuori dalla portata delle telecamere. Finirà che gli danno tutte e due partite perse. Possiamo dire cosa perché non conosciamo il tipo di incidenti, quello che è successo, per cui non possiamo, un giudizio è stata sospesa. Sull'1-1. Sull'1-1. Noi ricordo Eboli e Cosenza ci hanno dato la partita persa 0-3 più 2 mesi di squalifica nel campo a porte chiuse. Esattamente. Non so poi quello che è successo. Esatto. All'Atronico, a Brindisi. Quindi ci ricordiamo perfettamente quella situazione. Sambiase che fa un piccolo passo in avanti, 4 sconfitte consecutive, è stato mai in discussione Erra? No. Non si è sentito, anche perché c'è molto meno pressione sicuramente delle piazze come Cosenza e altre, però è ovvio che Sambiase non ti dà la pressione che può dare una piazza come Messina o Cosenza o Battipagliese, è normale. Però il mister non è stato mai messo in discussione, anche perché io ritengo che le colpe non sono dell'allenatore, ma sono dei giocatori che scendono in campo, perché alla fine se io sbaglio un rigore, al portiere scappa la palla dalle mani, o se un ragazzino invece di temporeggiare entra e fa un rigore, il mister che colpa ha?
cioè lui in settimana può cercare di migliorare, di mettere tecnicamente o tatticamente bene la squadra. O individuare la persona che ha fatto meglio degli altri. Cioè, però alla fine poi siamo noi che scendiamo in campo. Io sono sempre stato dell'avviso che l'80% delle colpe sono dei giocatori che vanno in campo e il 20%, se ci sono, possono essere del mister. Però non è stato mai... Così messo... anche i meriti? Quando si vince? Beh, normale, proprio dire, alla fine... Io lo considero sempre l'allenatore come il pilota di Formula 1. Se la macchina è una Ferrari e può andare, una McLaren, bene, poi bisogna metterla a punto, bisogna fare le soste giuste col pit stop, però insomma, alla fine... Però il mister è stato uno che dall'anno scorso, almeno da quando ci sono io, dall'anno scorso è stato uno sempre che... ha dato tranquillità alla squadra, anche quando si perdeva non ha mai alzato la voce o ha rimprovato più di tanto un ragazzo, è stato sempre uno che ha fatto gruppo, lui non è uno che vuole la vittoria a tutti i costi, lui dice entrate in campo, divertitevi e poi il risultato è causa di tanti episodi, no? È una quindi, conseguenza. Esatto, e quindi però devo dire la verità, non è stato mai messo in discussione dalla società il Miss, anche perché gli hanno detto chiaro che se questa squadra facendo i 12 scongiuri, fa i play-out, li affronta sempre con Mister. E questo è importante. Questa è una bellissima, bellissima cosa. E con Erra ci fermiamo qui, ma poi torniamo sull'allenatore perché dobbiamo fare la pausa. Okay. E poi parliamo proprio della posizione dell'allenatore. Ci vediamo fra pochissimo. Terza parte di Replay, siamo in dirittura d'arrivo, con Tony Lee abbiamo parlato di Erra, irremovibile da San Biase, gli hanno assicurato che anche i play-out ci saranno lui, questa è una grande tranquillità per un allenatore, tranquillità che forse non ha in questo momento Enzo Padania, ma più che altro perché abbiamo sentito anche la trasmissione di Patrizia e Napoli, la città è un po' divisa, quella parte di città che segue questa pro e contro, chiaramente . Come in tutte c'è chi se la prende con l'allenatore, chi con i giocatori. Chi con la società, pure con la società, sì perché sì. No, io volevo sottolineare quello che ha detto il capitano dalla sua esperienza, che per certe situazioni, certe partite che si perdono in un certo modo, gli allenatori non hanno assolutamente colpa, perché il rigore fatto, la palla che sfugge al portiere o quant'altro, è che colpa l'allenatore, giustamente, e quindi è giusto così. L'allenatore è quello che spesse volte paga, però non è una cosa corretta, non è una cosa giusta, perché le responsabilità vanno ricercate in altre situazioni e in altre casualità. E quindi è importante la figura dell'allenatore. Io credo il nostro allenatore, lo diciamo un po' tutti, anche gli avversari, a parte una persona molto per bene, una persona competente, sicuramente di categoria superiore, ha fatto bene, sa fare bene, sa mettere bene in campo le squadre, tatticamente, poi è chiaro, gli episodi, come appunto sottolineava il capitano Lio, vanno poi a determinare, a far sì che non tutto quello costruito poi alla fine venga a buon fine, purtroppo. Certo. E quindi... Direttore, in genere si dice si esonera l'allenatore perché non si possono mandare a casa 11 giocatori, però 21, c'è la via di mezzo, o 21. C'è la via di mezzo, il Cosenza della seconda divisione qualche anno fa stava andando abbastanza bene, però si era capito che non poteva ambire a qualcosa di più perché mancava qualche uomo cardine, e allora è stato acquistato Battisti, è stato acquistato Mortelliti e ha fatto quel salto di qualità che ha permesso a una buona squadra di diventare una buonissima squadra e superare poi avversari. Ricordo i 5 gol di Mortelliti in poche giornate, Battisti che è diventato veramente un uomo di riferimento nel centrocampo del Cosenza. Anche per il Cosenza è possibile che ci sia qualche ritocco? Noi in questo campo abbiamo i responsabili dell'area tecnica, Stefano Fiore e Alice Donetti, che sono una garanzia. Persone competenti, serie, che sicuramente sapranno svolgere al meglio il loro lavoro. L'hanno già fatto fino a mo', chiaramente portando giocatori importanti a Cosenza. Non possiamo sicuramente dire diversamente. Soprattutto, scusi se la interrompo, ottimizzando i costi. Bravissimo, infatti volevo arrivarci questo. Anche se insomma la società, per quanto riguarda i costi, ha fatto anche la propria parte, perché non ricordiamoci che questa società solo per l'iscrizione al campionato ha fuori 350.000 euro. Lo ricordiamo sempre, quasi un appuntamento fisso. Ho seguito il presidente del Cosenza. Ho seguito perché
erano di quelli che insomma era poteva anche arrivare a Cosenza e non avrebbe assicurato. Quindi noi prendiamo questi 350.000 euro e investiamo sulla squadra sul settore tecnico, certo, chiaramente qua stiamo parlando di un'altra squadra e di un'altra storia, quindi l'area tecnica ha lavorato molto 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 bene, ottimizzando i costi, portando under interessantissimi che si possono chiamare Provenzano piuttosto che Franza, piuttosto che Veronese o altri, giocatori importanti come Moscio, Romano, Tedesco, Ciano e quant'altro. È chiaro che sicuramente l'area, i responsabili che hanno competenze e qualità sapranno decidere in futuro per il bene di questa società, perché sono molto attaccati, determinati, stanno lavorando bene, sono di Cosenza e vogliono sicuramente fare le cose nel miglior modo possibile. Se no, uno come Stefano Fiore, che si è calato in questo ruolo, in questa situazione, che tra virgolette, nel senso buono, aveva tutto da perdere e niente da guadagnare, dobbiamo solo dargli adito del coraggio e dell'impegno che sta mettendo, e siccome ha dimostrato di saper far bene come calciatore, dimostrerà anche in questo caso di saper far bene come, nel nuovo ruolo in cui si sta manifestando e si sta impegnando. Franco, vuoi aggiungere qualcosa sul ruolo dell'allenatore? Io qualcosina volevo aggiungere, parto prima da quello che ha detto Tony Lio, perché per lui l'80% lo fanno i ragazzi in campo, e della verità anche io forse un po' percentualmente qualcosina in meno, e la differenza la fa l'allenatore. Però per quanto riguarda l'allenatore, tu parlavi di Erra, una persona tranquilla, eccetera, cioè avendo conosciuto tanti allenatori bisogna vedere intanto, al di là del discorso tecnico-tattico, come mette in campo i ragazzi, le scelte che si vanno a fare, i rapporti interpersonali, i rapporti nello spogliatoio sono molto importanti. Ma non, l'anno scorso, mai, non escludere mai un ragazzo. No, l'anno scorso se abbiamo fatto se bene. Un ragazzo a priori, voglio dire, uno, come dicevo nel mio primo passaggio, è convinto di avere sempre il posto in squadra. Sì. Tu lo mobbizzi, c'è mobbing, voglio dire, sì, tu sì, lo distruggi sì. Un ragazzo. Ecco perché molti allenatori poi non fanno strada. Nel mister finora non è stato così. Il mister vede durante la settimana chi in quel momento gli può dare, gli può dare di più rispetto a un altro. Tutta la rosa sullo infatti, stesso nell'ultimo... piano. E cercare di effettuare, sbagliamo tutto, anch'io sbagliavo a volte, o sbagliavo quando facevo degli articoli magari i primi tempi. Però tenere tutti sullo stesso piano, tutti sulla corda, perché nessuno secondo me ha il posto assicurato. Sicuro. Ma non solo nel Cosenza, dovrebbe essere così in tutta la squadra. Noi, assolutamente, noi infatti abbiamo visto nell'ultimo allenamento di giovedì che il mister ha un pochino cambiato, sì. Ha fatto giocare una squadra titolare, certi uomini, tra virgolette, lo sparring. Perché sicuramente avrà visto qualcuno che... Esatto, così ha fatto. E poi la domenica ha presentato una formazione che ha preso alcuni da una squadra e altri dall'altra squadra. Quindi giustamente, come dicevi tu, l'allenatore sta gestendo bene il gruppo. Per qualcuno addirittura è un difetto quello di... variare, di trovare posizioni diverse, di cambiare, non si sa bene, non c'è una linea precisa, c'è chi... Antonio? No, volevo dire... Cioè, io ho visto Douglas in tribuna, qualcuno avrà preso, ecco vedi, l'anno scorso, la settimana scorsa in campo, invece sta proprio in questo il segreto del selezionatore. Il bello del calcio è che possiamo dire tutto il contrario di tutto. Quindi siamo 60 milioni di allenatori, quello che diciamo oggi, domani possiamo dire il contrario, abbiamo ragione oggi dicendo tutto i e domani dicendo il contrario di tutto. Rausi, i risultati danno ragione. Il terreno, no, volevo dire tu, ecco, il campo che di gioco. Che Semihajlovic viene mandato a casa perché il pubblico di Firenze l'anno scorso era diventato un grande, ed ora non capisce più, non lo motivo ci sarà, che è stata smantellata la squadra, allora... che Montolivo pensa a qualcos'altro, Girardino è stato durante il minuto di silenzio. Girardino è stato assente alcune partite, no. Quindi voglio dire, poi alla Vargas fine, fa le biz. Alla fine quello che paga il terreno di gioco, paga il lavoro, l'impegno, i sacrifici, questo è quello che conta poi alla fine. Quindi vediamo questi sacrifici, questo impegno, questo io lavoro, stamattina quello ho parlato che ci con daranno. La lista di Leonetti, con l'avvocato col quale poi mi lega una grossa stima, e gli ho detto una sola frase, quello che mi ha insegnato un grande direttore dello sport, che è Cucci: quando una squadra nasce come è nata praticamente il Cosenza Calcio, non bisogna mai dare giudizi affrettati, ma aspettare sempre la fine del giorno di andata. Fine del giorno di andata dirò poi se hanno fatto bene lui e Stefano Fiore, o si avrà fatto bene Patania, che poi è l'allenatore che hanno scelto loro. Però diamogli un po' di tempo, perché è una squadra nuova, una dirigenza nuova, eccetera,
ragazzi che sono stati presi magari in corsa e che erano, gli altri, quelli che volevano, si erano già accasati. Allora diamo un po', come dire, di positività in questo momento, perché caro Mario, se hai ascoltato il mio primo passaggio, è stato un passaggio pregnante e significativo. Cosenza sta attraversando una crisi di risultati, sta attraversando un momento delicato, perché adesso tu vai a Marsala che ha vinto 3-1 a Messina, poi c'è la Valle Grecanica, poi vai a Messina e a Licata. Se ti mancano questi tre signori, che io mi auguro che possano recuperare quanto prima, ma non so come vai ad affrontare queste partite. Vedremo. Capisci, Mario? Assolutamente. È una situazione sì. molto delicata. Ma siccome il calcio non è mai un'equazione sì, matematica, non è una scienza esatta. Non è una scienza esatta, quindi può darsi che magari domenica il sostituto di Mosciadov fa due gol e quindi siamo qua a dire delle cose diverse. È chiaro. L'abbiamo detto prima. Esatto, quindi facciamo, è normale che bisogna dargli il tempo, anche perché io credo che tutto sommato, non sono il mister né sono nella sua testa, io credo che il mister non ha mai... No, perché a Cosenza, come diceva lui, come diceva Gianluca, dalle telefonate che sono arrivate oggi da Patrizia De Napoli, che io ho ascoltato, c'è una parte di tifoseria che vorrebbe la testa di Patanini. Il tifoso ha diritto di esprimere il proprio parere nel modo più assoluto, sia positivo e sia negativo. Il tifoso, ripeto, ha diritto di esprimere, perché paga il biglietto, è una parte importante della componente calcio, la componente squadra, e quindi può dire sicuramente il proprio... Non può certo determinare delle scelte, questo è chiaro, non è sua competenza, però ha il diritto di dirlo. Stavo dicendo, io chiaramente non sono mister Patania, sfortunatamente, visto che ha fatto tanto bene in tanti campionati, però io credo che lui non ha mai potuto giocare con la formazione che aveva in testa, perché per infortuni, per situazioni particolari, i famosi tre davanti, il tridente, no, con Alassani, non l'abbiamo mai visto. Mai visto. Non l'abbiamo mai visto. Cioè, sette minuti e si è fatto male Alassani. Cioè, per dire, siccome io ho letto, ho sentito sue dichiarazioni, che nella sua impostazione era questo tridente 4-3-3. Con Alassani. Caro capitano, non l'abbiamo mai visto in campo giocare, perché l'infortunio, lo stesso Potestio ha avuto questo infortunio, lo stesso Biondo. Ecco di Biondo ce ne parla Toni La formazione, magari tra virgolette titolare, che poi non esiste, quella che inizia il primo quella minuto. Quella che ha in mente un allenatore. Esatto, io credo che ancora non ha potuto, per varie esigenze, poterla mettere in campo. E Antonio, stavi dicendo qualcosa? Volevo aggiungere a quello che ha detto il direttore. Non sei d'accordo. No, assolutamente. Il discorso è che nel momento in cui, tra mille difficoltà, Patania ha iniziato un ritiro con una juniores, perché parliamoci chiaro, è stata una juniores fin quando il Cosenza non è tornato ad allenarsi al San Vito. Ed è impostato sin dall'epoca un lavoro sul 4-3-3. E non l'ha potuto mai portare avanti, perché Alassani si è fatto male subito, perché poi è stato squalificato Mocero, perché non c'era Tedesco. Allora, che cosa è successo? Che si è dovuto adattare agli uomini che aveva a disposizione. Certo. Nel momento in cui pian piano questi uomini stavano tornando a disposizione, ha dovuto affrontare un'altra dinamica, ovvero quella della condizione. Esempio, quando il Cosenza è passato dal centrocampo a 3 ad 1 a 5, quindi post-interreggio, il tutto è stato dettato anche dalle condizioni di Castellano, dalla squalifica di Adriano Fiore. Sono state tutta una serie di cause concatenate tra di loro, certo, che hanno portato il mister ad adattarsi. Ecco, a me certe volte viene da sorridere quando sento dire Patani ha cambiato 7 moduli. Ha cambiato 7 moduli, lo abbiamo visto tutti, però ha cambiato 7 moduli per necessità. Né tantomeno si può dire chi è fuori è meglio di chi è dentro, perché bravi, siamo tutti bravi a dire il Cosenza non ha vinto se giocava il dottore Segreto o il dottore Lausa al posto di Clausi, il Cosenza avrebbe vinto, con i ma non esiste. Noi abbiamo il piacere di seguire gli allenamenti ogni giorno e vediamo che sia i calciatori che il mister mettono un'intensità tale nell'affrontare una banale seduta di allenamento anche del martedì, che probabilmente anche in categorie superiori non vedevamo, vero Franco? Sì, è vero. Cioè l'anno scorso... Ma anche le lezioni tattiche, perché io ricordo le lezioni tattiche di Zaccherone, le lezioni tattiche di Mutti, cioè Patania è uno che sul campo mi ricorda Sonsogni, gliel'ho detto in faccia mille volte, è uno che non lascia nulla al caso. Nulla. Ma ci sarà un problema se non arrivano questi benetti risultati. Insomma, caro Toni Lio, tu che sei uno che conosci benissimo questa categoria, ecco perché dico tecnicamente può darci qualcosina in più, qualche giocatore importante ce l'hai, però se come ha detto lui stesso non riesce a mantenere il risultato, è una squadra che alla prima negatività va in tilt, va in crisi, un motivo ci sarà, ecco, bisogna lavorare
Poi Cosenza, secondo quella me, le pressioni della piazza, se non hai la personalità di dimostrare, di importi, non puoi giocare a Cosenza. Secondo me no, secondo me non si può giocare. L'ho dimostrato Potestio ieri, caro Mario, è stato buttato nella mischia. Il ragazzo, non, come dicevo prima, non ha tradito l'emozione, ha giocato in mezzo al campo, vedevo spesso che parlava con Provenzano, cioè si vede che uno di quelli che c'ha un po' di mestiere ce l'ha sto ragazzo, ecco. Allora io mi chiedo, se tutti facessero quello che ha fatto il Franza ieri, il Potestio, quello che fanno sempre dietro Ciano, Barriale e Parisi, e allora voglio dire, ci si cala subito nella categoria e i risultati arriveranno. Poi a completare un attimo il mio discorso, il Coenza è partito in ritardo, siamo partiti il 18 agosto se non sbaglio. Però il vero, la partenza è il 5 settembre, la vera partenza con partenza il 5 settembre con 8 giocatori under, esatto, eccetera, eccetera. Quello che è stato cioè mettere in discussione, a mio avviso, un allenatore dopo 11 partite, 10 partite, scusate, in una condizione simile, secondo me è prematuro. Sposo in pieno la tesi di Franco in cui dice che il lavoro va valutato almeno alla fine del giorno di andata, almeno. Perché al momento, credetemi, 10 partite su 34, dopo che il Coenza è partito in ritardo, ha dovuto completare il mercato campionato in corso. Cioè, perché non dimentichiamoci che Tedesco è stato disponibile dalla terza partita in poi. È stato l'ultimo arrivato Tedesco. Fiori uguale, perché avevo due giorni di squalifica. Ma voi io lì alla fine sono a 5 punti dalla prima. Esattamente. Siamo lì, appunto, dico, stiamo parlando con due vittorie consecutive è della Drano. Ancora, assolutamente. Cioè, non, credo che la società questi discorsi sono stati fatti. E poi c'è anche un altro particolare importante, che lo spogliatoio è molto unito e molto compatto. Questa è una cosa importante. È molto compatto, tutti i calciatori sono vicini al mister, hanno fatto un ottimo gruppo, dal preparatore piuttosto che il mister, i calciatori. Se voi avete visto, da Cirale dopo il gol sono andati tutti a esultare, ad abbracciare il mister, proprio come un segnale tangibile. Stavamo perdendo, sì, ma come per dire, tu non hai responsabilità, non hai colpa, perché abbiamo giocato bene, c'è stato quello svarione, però siamo stati bravi a riparare lo svarione. Quindi voglio dire, l'atmosfera è tranquilla, serena. Diamogli tempo fino a fine campionato, girone di andata, e poi chiaramente le conclusioni si trarranno. Facciamoli lavorare in serenità, perché come uomini, come calcio, andiamo a prendere nome per nome, diciamo, per bacco che rosa che c'ha. Il mister, per bacco che rosa. La società è una società sana, tranquilla, coesa, tutti sono uniti e sta facendo le cose per bene, non tralasciando neanche il minimo particolare. Sta curando tutti i particolari di questa società, e voi le conoscete più di me delle altre società, credo. Società pulita, trasparenza, che il presidente alla Messia, insomma, sarà conosciuto, Guaraccio. Io ricordo l'intervista al loro presidente Sambiase, che disse: tenetevi ben stretto il presidente Guaraccio, perché è un signore, una persona per bene, che chiaramente farà bene a Cosenza, stateli vicino. Quindi detto da un presidente di una società opposta. Quindi in questo momento ci sono tutte le condizioni per fare bene. Avrei voluto io il presidente Guaraccio quando c'era il presidente Nucaro. Esatto, quindi una società coesa, unita nei confronti, con vicini, con l'amministratore delegato, l'avvocato Quaglio, presidente Guaraccio, tutti gli altri, Silletta, Marchese, Caroselli, Palermo, Perri, Vincenzo Perri, tutti questo qua. La squadra, l'area tecnica, insomma, Fiore, Aristide, Perbacco, siamo qui venendo a parlare di un vicecampione d'Europa. Ricordo ancora, tra i gol più belli abbiamo visto la sforbiciata Lazio-Valencia, insomma, per dire, di una persona molto seria e competente. La squadra è unita, è coesa, il mister è quello che è, diamogli tempo, anche perché, come dicevamo prima, diceva il capitano Lio, si stanno determinando molti episodi, molti Biondo, errori. Ci dice su Biondo che ci ha giocato insieme. Ah, io ho giocato la Mezia 2 anni fa. Lui è un 91, quindi era giovanissimo. Già 2 anni fa giocava a titolare, quindi è uno che secondo me dà il meglio di sé quando gioca esterno destro, perché è uno che punta l'uomo, salta l'uomo, è uno che poi non si risparmia mai, corre. Ma esterno destro alto? Sì, alto. Sì. Almeno con noi giocava esterno destro alto, quindi. Ed è uno che te lo ritrovi dappertutto, se lo metti in mezzo al campo. E adesso ne abbiamo bisogno, cioè, perché secondo me questo tre, per essere un under è uno hai molto importante. Per il Potestio, ma che gol lo fa? Sì, no, con noi ha fatto un gol importante da Avellino, quindi ha fatto un gol importante
a Rosarno in semifinale playoff, ha fatto e allora segnerà sabato. Esatto. Avrà modo di segnare sabato. Allora, ci tocca fare una precisazione rispetto a quanto è stato detto in trasmissione venerdì scorso, 4 novembre, quando si è parlato di Andrea Gervasi, l'ex dipendente del Cosenza Calcio 1914, perché insomma ha sentito quanto è stato detto, voleva precisare che per quanto riguarda il suo rapporto con col Montalto è iniziato il 4 settembre 2011 ma è terminato poi il 7 ottobre, quindi non ha nessun ruolo nella società del Montalto. È stato un mese, diciamo. Un mese. E poi per quanto riguarda invece il suo rapporto con la società nuova Cosenza Calcio SRL, lui dice che ha incontrato il presidente Guarascio, l'avvocato Quaglio, nei primi giorni di agosto e da una parte sono state evidenziate le necessità della società, dall'altro le competenze di Gervasi, la disponibilità a iniziare una collaborazione e poi la retribuzione nella passata società. Questo non voleva dire insomma che era una richiesta, era soltanto un dato storico. A distanza di qualche giorno, preso appuntamento con l'avvocato Quaglio, hanno partecipato anche il presidente Guarascio, la dottoressa Scalise, è stata fatta una proposta per quanto riguarda i primi mesi come periodo di prova e poi è stato si è stato promesso un contratto a progetto non quantificato, io dico promesso ma non c'è scritta questa parola, però non è stata fatta un'offerta concreta. E a conclusione dell'incontro gli stessi mi dissero che ci saremmo rivisti dopo qualche giorno per definire l'incarico. Però questo incontro di definizione non c'è mai stato, quindi questo è finita. Ha voluto chiarire che non c'è stata una proposta vera e propria rifiutata, nessuna proposta è stata rifiutata, né di un'entità o di un'altra. Si è parlato di un periodo di prova e poi di un contratto a progetto, ma l'incontro definitivo non c'è stato. Questo dovevamo a Andrea Gervasi, che è stato nominato nella nostra trasmissione. Diciamo pure del marchio Gianluca, no, del 1914. Ieri c'era Pino Citrigno. Che Pino Citrigno lo ha acquisito per 2750 euro, quindi insomma... è lui il custode. È lui il custode adesso. Speriamo per il centenario, insomma, penso che per il centenario, 1914 siamo arrivati. Insomma, penso che sia il marchio in ottime mani, perché Pino Citrigno è stato sempre un grande amico del Cosenza. Quindi è terminato sicuramente in mani buone di una persona che ci tiene ed è un grande tifoso oltre che sportivo. Vediamo velocemente il gol che ha condannato alla sconfitta l'Acri, il gol di Pagano, le immagini non sono delle migliori, ci vengono da Nola, c'è un cross verso il centro e poi Pagano che riesce a segnare, un Acri che è stata un po' meno lucida come squadra in questa partita. E poi vediamo invece la goleada fra Licata e Interreggio con il vantaggio di Eseola e poi i gran gol da parte del Licata. Quindi Eseola che riesce da opportunista a segnare questa bella rete e poi c'è il pareggio di Tiscione su calcio di punizione, sempre una grande calcio di punizione di Tiscione, sempre ma non è da meno Riccobono. Ancora Eseola, questo è il suo gol, sempre in posizione nell'area piccola, ormai ha imparato Eseola a buttarsi in area e a far gol e poi il gol ancora di Tiscione per il 2-2 e poi il calcio di punizione di Riccobono che segna il 3-2 finale. Questa è la partita importante, la rinascita dell'Licata che dopo una serie di partite, Pippo Romano è andato via, una serie di partite infantino c'è ora, una serie di partite negative, adesso è tornata alla vittoria, quindi si ripropone Licata come una realtà del campionato. Licata è una società che ha speso pure tanti soldini per allestire questa squadra, perché gente come Cirillo, Tiscione, Riccobono, Morabito, non mi ricordo un centrocampista, Scopelliti, c'ha una rosa importante per questa categoria, quindi è un'altra società dove ha investito tanto. Però su questa partita io dell'Interreggio mi piace tutta la squadra tranne uno, il portiere. Infatti se andate a vedere ha preso due calci di punizione forse da oltre 30 metri. Voglio dire, alla fine, se non mi sbaglio, non mi ricordo come si chiama. Lo troviamo fra poco. È un under che secondo me è un punto debole di questa squadra. Cutruppi, esatto. È un punto debole di questa squadra perché anche l'Interreggio, voglio dire, c'è una signora squadra. L'Interreggio tra le squadre che ho visto al momento l'unica che assieme a Cosenza gioca palla a terra. Anche perché Di Maria è uno che è un amante che del possesso palla, fraseggi. Ed è una che un allenatore che fa giocare bene la propria squadra. Anche l'Interreggio ha preso tanti giocatori, Ungaro, Franceschini, Lacanna, Vicari, Avola. Un'espressione della regina lì. Ieri si è spenta un po' la luce in Lavrendi, che ha preso voti bassi, lui è un
giocatore importante. Ma io anche una cosa sull'attaccante, Eseola. Eseola. Cioè, ha rifiutato un contratto con la Nocerina, questo qua. Questo è stato seguito dalla Nocerina di Autori. Lui era nel Virtus Soverato, sì, Soverato sì, l'anno scorso. In eccellenza, sì. In eccellenza. Ha rifiutato un contratto in Serie B con la Nocerino, non so perché, però era uno seguito da una squadra di Serie B. Cioè da indagare. Insomma, no, classe 91. 91, sì. 91. L'ultimo anno da Ander. Lo sta facendo molto bene. Lo sta facendo bene. Insomma, se sei ora viene assoverato, insomma. Poi sotto porta c'è sempre. Sì. C'è sempre. Allora, dal prossimo turno, allora il venerdì abbozzeremo le formazioni. Sì. Intanto, oggi come oggi possiamo dire solamente che il Cosenza dovrà fare a meno di questi tre giocatori over importanti. Rientra Adriano Fiore, che ha scontato i due turni di squalifica, era stato espulso da Gireale. È chiaro che lui, a questo punto, insieme a Ciano, a Parisi e a Variale, devono prendere la squadra per mano. Poi sarà un centrocampo fatto di tutti i ragazzi, così come la potrebbe rientrare, insomma. Giuseppe Caputo per dare un po' di età, esatto. Un po' di esperienza. Di certo Antonio Caputo dovrà fare il mocero. Esatto, Antonio Caputo il mocero, e Alassani che gli dare e Adriano Fiore, anche perché anche Adriano Fiore si è macchiato qualche settimana fa di un'intemperanza, come esatto. Stigmatizziamo l'assolutamento di Tedesco, dobbiamo dire che anche da Adriano Fiore ci si aspetta un comportamento che diverso rispetto a quello alla Cireale. Avrà detto la parolina di troppo, la prossima volta dovrà pensarci. Anche un giocatore bene. Di serie superiore. Io l'altra volta, vedendo poi l'allenamento a mo' di provocazione, stavo pensando questo. Avevo detto, visto che ci troviamo in questa grande emergenza, grossa emergenza, perché non si tessera Francolino Florio? E Stefano Fiore? Il direttore voleva dire qualcosa. No, sabato Fiore, dai. No. Intanto oggi... Confermo che me l'hai detto. Ti ho detto di Florio, che farebbe la sua... Ottima figura, è un fisico asciutto. Perché è una persona seria anche lui. È uno che ha sempre giocato. Grande professionista, persona seria. Allora, invece per quanto riguarda la vostra partita, non ci sarà Morelli squalificato, si spera nel tuo recupero? Sì, noi dobbiamo cercare di ottenere la vittoria a tutti i costi domenica, anche perché poi adesso la classifica si è fatta veramente preoccupante, anche se è corta la classifica, se andiamo a vedere, quindi con uno o due risultati positivi, due vittorie consecutivi, riesci un po' a uscire da questo gruppone lì sotto. Quindi mancherà Massimo Morelli, che, ripeto, è una pedina importante, però alla fine siamo un gruppo molto coeso, che ci teniamo a fare bene e ci sono anche giovani interessanti. L'unica cosa è cercare la vittoria a tutti i costi. Vittoria per tutte le calabresi, tranne contro l'Interpiana. L'Interpiana che non se la passa benissimo in questo momento. Grazie a Franco Segreto, grazie a Mario Ragusa, a Antonio Clausi, a Tony Dio. Salve, un ringraziamento a Rodolfo Magliocchi, un ringraziamento a Enzo Lenetti in regia, Giuseppe Costanzo in Messinonda, Katia e Paese per la collaborazione. Ci vediamo venerdì sera per Replay Anteprima. Arrivederci.